Antimafia Trita Adria. Allora, il 20 maggio inizia questo processo davanti al Tribunale Monocratico di Caltagirone. Noi siamo stati riconosciuti come persone offese nel capo di imputazione, che è, diciamo, l'atto preliminare del processo, dove c'è l'imputazione e i vari imputati. Noi siamo stati riconosciuti dalla Procura di Caltagirone come persona offesa. È un atto che noi abbiamo visto in maniera assolutamente positiva, un atto che io ho definito un atto di garbo istituzionale giuridico, perché la definizione di persona offesa ha delle sue regole. Noi oggettivamente, secondo noi, siamo persone offese, infatti il 20 intendiamo costituirci parte civile. Il fatto che la Procura di Caltagirone ci abbia già indicato nel capo di imputazione come persona offesa è un atto sicuramente interessante, che diciamo dà un significato su quello che è stato il nostro impegno. Questo processo, in questo periodo, ho visto un fiorire di meriti di questo processo che si fa. Se c'è questo processo, il merito essenzialmente, ovviamente, in primis della Procura di Caltagirone. E ci sono stati 3 procuratori che hanno seguito questa vicenda, perché Caltagirone è stato al centro di, diciamo, di tutta una serie di nuove nomine. Un grande merito, secondo me, ce l'ha pure Antonio Mazzeo, perché molte denunce che io ho fatto per conto dell'associazione oggettivamente sono stati le copia e incolla, alquanto proprio spudorati, eccetera eccetera, col consenso di sicuramente di Antonio. Ovviamente l'abbiamo verificati quello che lui aveva scritto, ovviamente non stiamo parlando di copia e incolla, però alcune denunce, soprattutto la prima, ovvero sia abbiamo dimostrato, non è in questo processo perché è un po' datata, però riteniamo di farla rientrare. I lavori iniziarono ancor prima che vennero date le prime autorizzazioni. Noi abbiamo fatto un lavoro di supporto alla Procura della Repubblica. Ripeto, sono cambiati 3 procuratori e quindi abbiamo ritenuto opportuno creare una sorta di fil rouge. Poi le valutazioni che sono state condivise dalla Procura, ovviamente sono valutazioni della Procura. E se è stato fatto un sequestro è perché la Procura si è assunta una responsabilità. Noi ci siamo limitati a rappresentare l'opportunità di fare un sequestro con la documentazione di atti e di video. Un'altra cosa che vogliamo chiarire dal punto di vista processuale è che anche qua c'è un po' di confusione. Molti hanno detto il CGA e questo processo a Caltagirone. Il CGA è un organo amministrativo che ha statuito la legittimità delle concessioni, non è proprio così, la riassumiamo un po' così. Un atto però può essere legittimo dal punto di vista amministrativo, ma non per questo è un atto lecito dal punto di vista penale. Facendo un esempio che non è questo esempio, se io pago una tangente per avere una concessione, quella concessione è formalmente ineccepibile, ci sono i timbri, ci sono tutti i visti e quant'altro, ma se il rapporto sottostante è illecito, a quel punto quella concessione può essere legittima ma non lecita. Nella specie qua è accaduto un qualcosa di più. La Cassazione, pronunciandosi sul sequestro MUOS e confermandolo, ha detto che vi era una macroscopicità dell'errore. La Cassazione ha detto che le concessioni che sono state date, le autorizzazioni, non potevano essere date, perché stiamo parlando di una della sughereta di Niscemi che è ad inedificabilità assoluta. Quindi chi ha dato quell'autorizzazione e chi ha realizzato i lavori, ovvero sia gli imprenditori che hanno realizzato il MUOS, sono ritenuti imputabili e poi eventualmente responsabili dei reati contestati.